Poderi Costantini, come sta andando questa prima esperienza di Cantine Aperte? Bene, siamo alla nostra prima edizione di Cantine Aperte e cosa dire, sta andando tutto benissimo, il tempo ci ha assistito, il clima è fantastico, quindi nulla, non c'è niente da ridire, assolutamente. Noi siamo l'azienda agricola Poderi Costantini, siamo appunto viticoltori dal 1910, siamo qui oggi per la nostra prima edizione di Cantine Aperte e appunto abbiamo qui una parte dei nostri ettari appunto di terreni e qui principalmente noi produciamo appunto il pecorino e i rossi del Montepulciano. Abbiamo altri punti di degustazione, che ne sono altri due, per possibile degustare la linea Febe e poi anche appunto la falanghina e pasterina, sempre appunto del foglio 6. Inoltre in questa giornata abbiamo deciso di aggiungere la possibilità di visitare quella che è appunto la bottaglia che abbiamo proprio inaugurato in occasione di Cantine Aperte, dove è possibile fare appunto, dove è stato possibile fare la nostra degustazione con dei sommelier professionisti, e che auguriamo anche in futuro di poter aprire questa cosa a più persone che vogliono venire a trovarci in cantina. Domenico Costantini, quali sono state le maggiori richieste da parte dei degustatori? Per fortuna non c'è stato una... Tutti hanno apprezzato i nostri vini, per fortuna, pertanto si sono divisi tra persone che hanno apprezzato di più i nostri vini bianchi, i cerasuoli, i rossi. Diciamo che non c'è stato un vino predominante e questo ne siamo anche convinti, perché evidentemente sono tutti vini di ottima fattura. Qual è la tipologia di vino che piace alla generazione Z? Allora, quello che mi sento di suggerire come vino che secondo me piace di più alla generazione Z, facendo parte io stessa della generazione Z, credo che siano i bianchi. E in particolare per quanto riguarda la nostra cantina mi sento appunto di consigliarvi il pecorino, anche perché la nostra riserva del 2019 ha anche vinto svariati premi e quindi vi invito ad assaggiarlo. Inoltre, insomma, se volete anche assaggiare appunto la passerina e la falanghina, che appunto la falanghina non è un vitigno autoctono, però noi sicuramente lo promuoviamo appunto perché è molto, diciamo, molto gradevole. Quindi anche vi invito appunto a degustare, a venirci a trovare, a bere, insomma, perché è sempre bello accompagnare i propri piatti appunto con del vino, soprattutto in questo, nelle nostre colline, nelle cui insomma il vino è un prodotto di punta, un prodotto di pregio, ovviamente bevendo responsabilmente. Giacomo Costantini, com'è andata questa vostra prima esperienza a Cantine Aperte? Molto bene, parecchia affluenza, oggi è domenica, ieri pomeriggio c'è stata tantissima gente, noi abbiamo cercato di organizzarci bene con intrattenimento, sommelier, cibo, un po' di tutto quello che potevamo fare. Questa è la prima volta, la nostra prima esperienza, io non avevo neppure mai partecipato, neppure come cliente in altre situazioni. E ieri è stata una giornata anche un pochino incerta, perché quasi fino agli ultimi due giorni non sapevamo di preciso se si poteva fare o meno, in quanto abbiamo avuto anche il cattivo tempo nei giorni precedenti, quindi c'era la previsione che forse avremmo avuto la pioggia,
Comunque vabbè, dai, tutto bene, sta procedendo tutto bene e oggi è una bellissima giornata, quindi siamo contenti, siamo veramente contenti.